Sicuramente sarebbe stata la mia prima. Questa è la prima cosa che mi ha detto, perché sono la madre, dopo una mia figlia, che è nata, che è la sua, che è la mia prima, che è la mia prima, è andata lì. La seconda cosa, di casa Pound, cominciamo di fare, quindi siamo noi i portatori di quella memoria.
más podíamos para adelante con la acción y responsable de la o sea, no basta en Roma, no basta en dire appunto i valori erano così, bisogna anche attualizzare e far capire che cosa sta succedendo nella nostra realtà, a partire dalla nostra città, a partire dalle nostre scuole, a partire dalla nostra mente. Io questo lo ritengo molto importante perché vedo che c'è una sorta di imparimento, ma c'è una sorta di terra, un po' alle istituzioni, un po' all'anno, un po' in questo caso, in questo quartiere, al comitato di fascista lontanare. Mentre invece dovrebbe essere la situazione di responsabilità, quindi di lavoro di mafia, che fa per capire, per esempio, che non è una questione appunto solo di giusta resistenza e di giusta riaffermazione di principi. Ma bisogna anche informare i giovani in particolar modo, ma anche non solo i giovani, di quello che succede nei giovani, la mamma della realtà. Perché io sono convinta che leggere sulla gente di Parma quello che succede di no, non lo so, non lo so quanto lasci nell'animo della coscienza di io credo che sarebbe molto importante insieme alle istituzioni, insieme a NATO, insieme a tutti coloro che vivono questo problema della propria pelle, creare delle occasioni di scuola a tutti coloro che vivono. Per tentare di cambiare anche una visione della cominciamo con una cinta montanara per dire che non viviamo questa realtà. In altre parole, voi la percepite, la vivete, la sentite come cosa vostra, o la pensate che sia soltanto fatto nostro, o non è invece un fatto di una città. Molto importante guardare, forse perché viviamo in un momento delle relazioni personali,